E carissimi amici, carissime amiche mie, buongiorno, benvenuti sul canale. Quotidiana riflessione sul caso di Liliana Resinovic. È necessario che noi manteniamo acceso questo faro su questo caso, che altrimenti rischia l'oblio, almeno finché questo caso resterà aperto. Quindi oggi parleremo di cosa? Parleremo di chi era Liliana Resinovic. Era la signora del martedì. C'è un romanzo di Massimo Carlotto titolato La signora del martedì proprio, che narra le vicende di un ex, diciamo, porno attore che arrotonda le sue ormai scarse entrate economiche incontrando ogni martedì in hotel una misteriosa signora che usufruisce delle sue qualità e quindi paga e va via senza dire chi fosse, in pieno anonimato. Sono personaggi affascinanti questi di questo romanzo, eppure fragili, deboli, non fosse altro per quella debolezza dovuta all'età che passa. Un mestiere, quello del protagonista del romanzo, che non doveva conoscere debolezze né fisica e né sentimentale. Ed invece tutti i problemi hanno inizio quando egli si fa coinvolgere da cosa? Dal sentimento e da qualche problema fisico che prima non aveva. E allora cosa succede? Che di colpo si rompe in mille pezzi quella immagine della signora del martedì, che doveva restare tale come un'icona, senza se e senza ma. La Liliana Resinovic, non per questo aspetto qui, ma per certi aspetti, era anch'essa la signora del martedì, perché aveva i suoi segreti, quelli che non dovevano essere violati, quelli che non dovevano essere cambiati. Nulla è più lontano dalla realtà di quella infelice frase dell'amica Gabriella, detta la maestra, quando dice: dove la metti la sta. No, Liliana Resinovic era tutt'altro. Liliana Resinovic non era da donna remissiva che ci hanno fatto credere. Non si è mai fatta usare da nessuno, e tantomeno dal marito Sebastiano, con il quale in oltre 30 anni non ha mai permesso che lui entrasse nella sua privacy, nelle sue cose, nei suoi mobili, nei suoi segreti, nei suoi cassetti, nei suoi telefoni. Quindi, quando diciamo: ah, quello si faceva allacciare le scarpe marito padrone, no, non so perché si faceva allacciare le scarpe, ma non poteva mai essere un marito padrone che ha tutto questo rispetto indotto o spontaneo per la moglie. Chi si fa allacciare le scarpe quasi dà l'immagine di avere una moglie soggiogata, e quindi non può avere di conseguenza questa forma di rispetto e di riservatezza assoluta, come era nel caso di Liliana Resinovic.
Questa donna non era quella che ci hanno voluto far credere. Era la donna, sì, riservata, apparentemente timida, ma forte, forte e determinata, che non solo sapeva tenere testa a Sebastiano, ma sapeva tenere testa a tutti. Era stata funzionaria in ragione. Una donna che da quando aveva i suoi 15 anni aveva tirato su la famiglia, aveva aiutato tutti, poi il fratello, tutti i parenti, aveva fatto sport. Sport, uno sport di coraggio, non uno sport qualunque, vado un po' in palestra, tanto per, no. Sport in cui ci vuole coraggio, come il parapendio, buttarsi da un aereo con il paracadute, non era certamente quella che, dove la metti, la sta. Non era quella. Ed allora noi ci chiediamo, amici miei, cosa è successo a Liliana? Cosa è successo? Per capirlo non possiamo non pensare al martedì. Lei era la signora del martedì. Il martedì non era un giorno qualunque. Era il giorno migliore per fare qualcosa. Perché sicuramente un giorno che era privo di altri impegni. Si stava fuori prevalentemente nei fine settimana, sabato, domenico, qualche volta capitava anche il lunedì, ma il martedì mai. E allora ci chiediamo, aveva una sua vita il martedì, Liliana? Non lo sappiamo con precisione. Non lo sappiamo da quanto tempo, ma credo che negli ultimi tempi avesse una vita di martedì. Io ho sempre sostenuto che se un matrimonio dura così a lungo, 32 anni, c'è una solida intesa di fondo. E quindi voglio chiarire che con Sebastiano lei condivideva tutto, anche i loro piccoli segreti di coppia, i tanti divertimenti. E magari, chissà, negli anni, nel tempo, anche qualche modo lecito, per carità, di arrotondare le entrate, qualche piccolo commercio, come mi ha sempre detto Sebastiano, si compra a poco, si vende a tanto, insomma. Ma cosa succede? Succede che nel periodo Covid soprattutto, oppure anche prima, magari dopo il pensionamento, qualcosa era cambiato. Qualche alchimia si era rotta e anche il suo fisico non rispondeva più come prima. Gli anni, ahimè, passano per tutti. Quindi lei va in una crisi psicologica, fisica, in cui si inserisce chi? Si inserisce questa figura dello Sterpin, che mai e poi mai era interessata a lei come donna. Attenzione, non poteva essere interessata a lei come donna per due motivi. Il primo è che se fosse stato interessato a lei come donna, lo avrebbe fatto non dopo i 60 anni, ma lo avrebbe fatto 30, 40 anni prima, non adesso. E il secondo motivo è che da un po' di anni, dopo una serie di operazioni delicate, aveva compromesso, diciamo,
alcune sue importanti funzioni. Quindi non c'erano proprio le basi per supporre un altro tipo di rapporto. Allora, per l'ennesima volta sono costretto a dire qual era il motivo della sua vicinanza. Era un modo diverso, evidentemente, di fare affari, di avere interessi comuni. Magari un modo più immediato, più spicciolo, più diretto. Ebbe modo a dire un po' di tempo fa che quel furgoncino dove ogni tanto si vedevano fuori al cimitero era il loro centro di smistamento. Questa è una parola importante, il loro centro di smistamento. Gli uscì questa frase, credo che sia significativa, era il loro centro di smistamento. Ora tutto ciò che accadeva, questo cambiamento, certamente credo che non poteva essere sfuggito a Sebastiano che non era d'accordo. Sicuramente in questo cambiamento, anche egli per due motivi. Un motivo di senz'altro di pericoli che lui non poteva più controllare, e poi anche perché si metteva in atto un comportamento che appunto sfuggiva alla sua volontà. Ed allora gli equilibri anche all'interno della coppia si erano un po' incrinati. Poi è inevitabile che penso si sia arrivata a una sorta di compromesso. Ecco perché il martedì poi. Cioè, il compromesso era che se tu fai qualcosa con qualcun altro, io non sono coinvolto, io non ne so niente, basta che non incida su di noi. Quindi, sostanzialmente, la vita di prima cambiava e il martedì cominciava ad avere un significato. E allora quando lo Serpine diceva, lei il martedì veniva a stirare le camicie. Stirare le camicie è un modo di dire. Non dovete pensare veramente che una si parta da casa e vada lì a stirare le camicie. Ogni volta che penso a questo personaggio mi viene da ridere proprio. Anzi, diceva addirittura ogni 15 giorni mi viene a stirare le camicie, quindi questa fobia, quest'incubo delle camicie. E poi tutti i martedì viene a stirare le camicie. E quel famoso 14 di dicembre era un martedì. E guarda caso, era di martedì sempre. Il giorno in cui Sebastiano andava a consegnare, a ritirare e a lavorare i coltelli. Io penso, secondo quanto ci siamo detti, a una sorta di patto, chiamiamolo così, di intesa, una sorta di assicurazione per lo stesso Sebastiano che il martedì mattina era ufficialmente altrove, era impegnato altrove. Questo perché probabilmente il martedì, forse non tutti i martedì, per carità, non voglio generalizzare perché non lo so, ma il martedì Liliana, qualche martedì Liliana usciva così in forma anonima, non credo che fosse stato qualcosa di estemporaneo quel 14 dicembre. Credo che ci fossero state tante altre uscite in forma anonima, senza avere con sé nulla di nulla, per qualcosa di
prendere, consegnare, fare qualcosa di potenzialmente pericoloso. E quindi non diciamo non aveva la fede. Non diciamo non aveva la fede per indirizzare questa opinione pubblica costipata. No, non aveva nulla con sé. È diverso. Poi, le volte che andava tutto bene, rientrava nel pomeriggio, ma quel 14 di dicembre non è andata così. E quel giorno anche Sebastiano ha delle strane sensazioni, perché già dalla sera prima, qualche giorno prima, c'era qualche cosa che non andava. Tanto è vero che quella mattina poi si fa anche il giro con la bici, con la GoPro, per testimoniare i suoi movimenti, la sua posizione. E quando al secondo rientro in casa, verso le 16:30, non trova nessuno e non ha notizie, comincia a sospettare. E non tanto per i cellulari lasciati a casa, che doveva essere accaduto anche altre volte, sicuramente. E allora da quel momento in cui lui sospetta, comincia un balletto, vedete, un balletto assurdo. Perché da un lato c'era lo Sterpin che già dalle 8:22, da quella famosa telefonata, chissà, allarmistica sicuramente, e quindi che lui sapesse a quale incontro pericoloso Liliana stava andando, e quindi abbiamo dalla mattina questo Sterpin in fibrillazione che va qui, va lì, si muove su e giù come un matto, poi chiama Salvo. Siamo a Salvo che gli dice: ma se lei ti faceva tante chiamate, arriveranno a te, come ti giustifichi? Come ti giustifichi? Allora Sterpin, pensando di essere furbo, cosa fa? La mattina dopo va in questura e dice: ci sono le telefonate, tante telefonate, perché? Perché io sono l'amante. Vedete, a lui dice: a me nessuno mi frega, perché lui da quando aveva 18 anni prende nota di tutto nel libro della vita, dice, e quindi non lo frega più nessuno. Fino ad oggi, attenzione, chissà, non è mai troppo tardi. Nel frattempo, la sua versione dell'amante viene subito accettata dal fratello Sergio, dai vicini Salvo e Gabriella, che vanno, come sappiamo, su e giù, anche loro scendono da Sebastiano con la scusa, il regalino, e Sebastiano dice: io non so niente, io non metto le mani. E loro due, Salvo e Gabriella, cosa devono fare? Non sanno bene cosa fare, però sanno bene che non può entrarci Sebastiano in questa storia, perché lo tengono all'oscuro di tutto quello che è successo la mattina. Perché se fossero stati in buona fede, avrebbero detto come prima cosa: guarda, la cosa è seria, perché tua moglie manca dalle 9 di stamattina. Quindi, se essi avessero in quel momento davvero sospettato di Sebastiano, avrebbero detto: è uscita alle 8:30, alle 9 magari trovavano la scusa di dire doveva venire con me a prendere magari un caffè, non si trova più.
Ecco che a questo punto non si poteva certo aspettare tempo per andare in questura. E Sebastiano non poteva dire: no, ma un momento, aspettiamo, perché andare subito? Invece non dicono niente, non dicono niente. E per Sebastiano quello è un ritardo di un paio d'ore. Per loro è un ritardo di quasi un'intera giornata. Anche se penso che in cuor suo Sebastiano sapesse che poteva essere successo qualcosa. Perché era martedì, e martedì era una giornata particolare. Sebastiano era preoccupato in cuor suo, perché il martedì Liliana faceva qualcosa che sfuggiva al suo controllo, qualcosa che lui non avrebbe mai voluto. Ecco che quindi inizia questo balletto assurdo fra Sterpin, i vicini di casa, tutti gli altri amici, Pino, Laura, gli amici rumeni, il Risuleo, Adriana con Enzo, il fratello Sergio, la cugina, tutti. E molti, non conoscendosi nemmeno fra di loro, non conoscendosi, si abbracciano e solidarizzano contro Sebastiano per motivi di odio, di antipatia, di gelosia. E allora, dato che era martedì, Sebastiano cosa dice? Sebastiano dice: ho l'alibi di ferro, ho l'alibi perfetto. Lui è in una situazione particolare. Da un lato non poteva, credo io, non sapere qualcosa di dove potesse essere andata la moglie. Però non poteva certamente rivelare che quel martedì era una giornata particolare. E che lui aveva il sentore che prima o poi qualcosa potesse succedere. Ma non per colpa sua. Ecco perché diverse volte in TV, rivolto a questo Claudio Sterpin, lui dice: Claudio, che cosa sei venuto a fare a casa nostra? Hai visto cosa hai combinato? Ve lo ricordate, no? Quindi sono sicuro che il martedì non era una giornata qualsiasi, e che in tanti altri martedì Liliana avesse avuto incontri anonimi pericolosi. È peccato che quella telecamera della scuola di polizia non abbia una memoria molto lunga, illimitata. Sarebbe stato interessante vedere gli altri giorni, vedere gli altri martedì, vedere in altre occasioni se Liliana usciva così di casa, in forma anonima, senza nulla, soltanto con una borsa. E il giallo di questa storia sta tutto qui, fondamentalmente qui. Per la soluzione, vedete, si è presa una strada sbagliata, si è presa, ahimè, una via sbagliata, perché sarebbe stato utile, necessario dal primo momento, quello di chiedere a Sterpin la natura di quelle centinaia di chiamate brevi. E già. Chiedere il reale interesse che li accomunava, al punto tale da vedersi furtivamente dove, in quale posto, di vedersi furtivamente al cimitero. Oppure non al cimitero, ma dove?
in un garage abbandonato, ex sede Marathon. Oppure dove? Nel buco polveroso di una cantinola. Oppure dove? Nelle ragnatele di una piccola soffitta. Non erano posti, care amiche mie, non erano posti in cui parlare d'amore. Eppure, anche i PM ci sono cascati dall'inizio a causa di un'informazione gossip prevalente che voleva costruire la figura di una 63enne che voleva lasciare il marito per andare con un Don Giovanni di 83 anni. Veramente cosa da farsi una risata per tutti coloro che ci hanno creduto, come hanno fatto a crederci. Hanno fatto passare due ricerche fatte in tanti anni sul divorzio per ricerche di una donna che voleva divorziare, pensa te. Ed inoltre hanno fatto passare ricerche di appartamenti con garage e da comprare con un mutuo che si doveva fare. Come cosa? Come ricerche fatte per appartamenti ad uso di Sebastiano. Hanno fatto passare quattro messaggi criptici, come camp, cioè queste stupidate qua, per messaggi d'amore, pensate voi. Hanno fatto passare addirittura una frase mariana della Madonna dell'Immacolata, mi sembra. Quella foto l'hanno fatto passare anche quella per messaggio d'amore. È un qualcosa di inqualificabile. Qualsiasi cosa pur di giustificare un assurdo gossip. E invece dietro cosa c'era? Dietro c'era una squallida storia di soldi. Secondo me c'era una squallida storia di soldi. Dove dentro era stata invischiata Liliana Resinovic? Forse senza che si rendesse conto nemmeno appieno di dove si stava andando a cacciare. E lei ha pagato con la vita, non dimentichiamolo. E ora sono rimasti i galli, sapete, i galli da combattimento, i galli che si danno battaglia. E la gente che sta tutto intorno lì, che fa il tifo, applaude. Ancora oggi ho visto, ecco, cosa veramente incredibile, il settimanale giallo che titola Liliana Dicembre avvistata nella zona dove si vedeva con l'amante. Ma quale amante? Quale amante? Quale? E intanto tutti gli amici spariti, zittiti, ammutoliti. Tutti probabilmente sapevano, sospettavano. Oggi nessuno parla più. Sebastiano dice: eravamo una coppia felice ed invidiata. Su questo ha ragione. Sono stati davvero una coppia felice ed invidiata per tanti anni. Nulla fa più male dell'invidia. Ma da quell'inizio periodo Covid sono sicuro che qualcosa è cambiato. Sebastiano mi diceva sempre: non riconoscevo più da Liliana di prima. E lei aveva cominciato a prendere altre strade, ma non c'entra l'amore, non c'entra l'amore. E allora ecco che Sebastiano capisce che
È stato Sterpin che in qualche modo ha rovinato l'equilibrio della sua vita. E adesso si spaccia come amante per dare un senso a quei contatti che aveva con Liliana. Allora, Sebastiano dice, ma quale amore? Dice, lui è un poveraccio che si inventa le cose così nella sua mente. Uno che vive da solo, che è fantastica, perché nessuno sapeva nulla, perché non esisteva, anzi arriva a dire, Claudio? E chi è? Claudio? Chi è costui? Ricorda come quando lo stesso Claudio che si è a salvo è sparita Liliana. Liliana? Liliana chi? E adesso pure Sebastiano in modo provocatorio dice, Claudio, chi è questo personaggio? Siamo arrivati a questo. Ma io credo che Sebastiano sapesse solo che il martedì sua moglie era diventata la signora del martedì, perché il martedì succedeva qualcosa che non era qualcosa di sentimentale. E a tutte queste accuse, queste cose, Sterpin cosa fa? Reagisce rabbiosamente, a modo suo, perché vorrebbe liberarsi di questo Sebastiano, lo vorrebbe vedere accusato, perché vorrebbe uscire positivamente da questa situazione. E quindi lancia accuse gravissime, pesantissime contro di lui. Dice che era un malavitoso, frequentava ambienti malavitosi. Lo accusa addirittura di corrompere personaggi importanti, di praticare addirittura la prostituzione infantile. Cosa c'è di più grave di chi si sente accusato di questo? Ebbene, meraviglia della meraviglia, cosa terribile che Sebastiano incredibilmente si lascia scivolare addosso come se nulla fosse. Come se nulla fosse, anzi, cosa va? Cosa fa? Va pure a fotografare Sterpin mentre si tuffa alle Olimpiadi delle Clanfe. E io mi sono chiesto, gliel'ho detto pure, ma qual è l'orgoglio? Qual è la dignità? Come mai non reagisce? Lui non sa rispondere a questo. Dice, no, ma forse c'è una giornalista, dice, forse non è lui che l'ha detto, forse è un fake. Cioè, va a giustificare l'ingiustificabile. E quindi fa pensare male. Fa pensare molto male, perché chiunque che avesse avuto quelle accuse sarebbe sobbalzato sulla sedia e avrebbe fatto i passi dovuti. Non andare a fotografare chi ti ha accusato di cose così infami e così ignobili. Ma cosa dobbiamo dire? Si parla in questi giorni di avvisi di garanzia, ma dove? Ma quando? Ma ne dovrebbero fare, ma non solo due, ma forse 5, 6, 7. Mettiamo questi personaggi di fronte alle loro responsabilità. Bisogna avere il coraggio di considerare la pista della delinquenza economica, lasciando da parte tutto il gossip. E questo è l'unico modo per cercare la verità. E questo è l'unico modo per rendere giustizia a Liliana Resinovic con la verità. Perché lei è stata l'unica a pagare con la vita. Gli altri non hanno pagato. Gli altri pavidamente si sono nascosti dietro la normalità, l'amicizia, l'amore. Lei
che per tanti anni aveva vissuto aiutando in tutti i modi gli altri. Poi nessuno ha aiutato lei, né da viva e nemmeno da morta. Lei è passata per la signora che faceva i weekend con il marito in giro per l'Italia, per l'Europa, quella delle fotografie, delle passeggiate, delle vacanze. Poi i giorni sono diventati tutti uguali, quando Liliana negli ultimi tempi era cambiata e non ci si spiegava il perché. Forse il segreto sta proprio lì, nel vedere se Liliana Desinovic era diventata la signora del martedì e quindi perché fosse diventata la signora del martedì e cosa nascondevano i martedì nella vita di questa donna. Grazie amici miei, abbiamo fatto questa chiacchierata fra di noi, spero che vi abbia fatto piacere, spero di essere stato utile, spero che qualcuno tragga positive considerazioni da questo. Ecco perché la mia testimonianza è sempre presente. Grazie ancora, vi voglio bene e un abbraccio a tutti quanti voi.